Diana, per quanto tempo dobbiamo stare a guardarli? Ragazze, fate silenzio, voglio vedere se i giocatori di basket frequentano quelle rane quando non siamo a scuola. Diana, pensi che non vedano la nostra macchina? Sì, certo che la vedono, ma non vedono noi. Alzate i vetri avanti, forza, alzateli. Cuculo, cresceremo e ci sposeremo e io sarò un'ottima casalinga. Cuculo, non fidarti di lei, la sua stanza è un disastro. Julie, la tua stanza è un disastro. Mary, perché dici questo? Patrick, mi sembra che passiamo troppo tempo insieme. Ma come? Forse troppo tempo a scuola. Patrick, non intendo a scuola, ma fuori dalla scuola. Perché non andiamo a vedere Pinocchio allora? Patrick, Pinocchio è uscito un anno fa. Vedremo un altro film, no? Uno nuovo. Le rane sono forti, le rane sono fantastiche. Raga, perché non venite? Avete dimenticato che c'è un bar a scuola? Ma è ovvio, verremo se ci darai degli hot dog gratis. Non lavoriamo, non abbiamo soldi per venire ogni giorno da te. Caffè? Posso venire anch'io al caffè? Chi mi invita? Io invito te e tutti gli altri. La caffetteria è scolastica, i prezzi sono bassi. Ragazzi, mi prestate dei soldi, per favore? Verde, hai debiti con tutta la scuola. Oh, ranocchie! Avete visto le cheerleaders? La loro macchina è proprio lì, ma non sono a scuola. Se le conigliette non sono qui, è meglio per tutti quanti. Che cosa state dicendo? Ci siamo noi, le rane molto fighe. Ma che stonate? Cantate da un'altra parte. Forza, andate via. Dove sono le nostre ragazze? Forse sono nella sala di formazione. Raga, finiamo in fretta l'allenamento. Andremo a cercarle. Non potevano venire a scuola senza salutarci, no? Forza. Sì, finiamo in fretta. Ragazze, i giocatori di basket hanno scaricato le rane. Sì! Questo significa che possiamo stare tranquille. Ai nostri giocatori di basket non piacciono e ora andiamo a scuola. Andiamo, Diana. Ragazzi, ma chi sei tu? Non ti compreremo niente. Oh, Bunny, mi dareste i soldi per la torta, per favore? Verde, lasciaci in pace. Raga, visto che non avete dei soldi, pagherò io per voi, va bene? Sì, pizza! Ehi, perché sei così generoso? Questo ragazzo è molto gentile. Sì, mannattolo, da sempre per scontato. Mi hai letto nel pensiero. Forza, ragazzi, prendete. Io ne prendo una. Tranquillo, c'è pizza per tutti. Chissà se ne darà un po' anche a noi. Beh, dovrebbe, in fondo gliene restano tre. Queste sono per voi. Grazie, una pizza sarà sufficiente per noi. Vinceremo! Pizza? È gratis! Andate via! Raga, sta dando la pizza gratis. Cosa intendi per gratis? Perché siamo qui? Allora, avete la pancia piena? Non pensate che avrete pizza gratis tutti i giorni? Ice, non ti conviene essere troppo gentile o se ne approfitteranno? Ragazze, lasciatemi stare con voi! Tu non sei più con noi! E allora che dovrei fare? Bunnies, perché ci avete riunito qui? Vogliamo saperlo! Ok, nella nostra scuola ci sono persone di cui tutti vanno orgogliosi come noi! Le Bunny! E poi ci sono quelle cheerleader! Le rane! Vattene! E i giocatori di basket! E i calciatori? Siamo noi, sì. Ma ci sono anche delle persone che non fanno assolutamente nulla. Perdono solo tempo. Ecco, perché abbiamo deciso di aprire una scuola di blogging e Diana insegnerà lì. Oh, posso venirci anche io? E anche io. Le lezioni inizieranno domani. Potete fare domanda oggi stesso, però avanti. Che aspettate? Ma saranno lezioni molto serie. E non saranno ammessi fannulloni. Beh, ragazze, io non ci penso proprio. Non voglio che Diana mi insegni nulla. Sì, non parteciperemo affatto. Affatto. E posso fare domanda? Mi prestereste dei soldi? Verde, puoi fare domanda, ma nessuno ti presterà dei soldi perché devi soldi a tutti. In ogni caso bisogna impegnarsi molto. Sì, infatti, basta chiedere soldi a tutti, devi impegnarti. Ehi, voglio andare alla scuola di blogging. Ma noi siamo cestisti. Ma il blogging è forte. Dima, metti giù la mano. Ma è un'occasione per stare vicino a Diana. Non trascinarmi con te lì dentro, non farò balletti di TikTok. Fate silenzio, l'annuncio è finito, potete andare avanti, ciao. Continueremo ad insegnare il cheerleading anche. Ecco perché aspetteremo le ragazze che hanno delle intenzioni serie. Le lezioni inizieranno domani.
Bunny, aspettate, voglio fare domanda per le lezioni di cheerleading. Preferite bloggare o fare le cheerleaders? Ragazze, voglio davvero imparare ad essere una cheerleader. Ok, allora andiamoci. Ah, finalmente. Conigliette, per favore, posso essere una cheerleader? Verde, no, tu sei delle rane. L'hanno cacciata via. Trova un modo per fare pace con loro. Non insegneremo alle nostre rivali, non avrebbe senso. Raga, vi piaccio con i capelli lunghi? Kev non è affatto divertente. Io penso che sia molto divertente. Sono la tua Diana. Tu vuoi che la nostra amicizia finisca? Preparati per la lezione. Ma non preoccuparti, studierai con lui ancora per 10 anni e poi non lo vedrai più. Ragazzi, che ci fate nella nostra sala di allenamento personale, eh? Ora abbiamo la formazione, non dovete fare rumore. In realtà adesso c'è un esame di chimica qui. Guardatemi, sono Giada. Kev! Kev, ma quando crescerai? In realtà questa è una decorazione per lo spettacolo, perché ce l'hai al collo? Ora abbiamo l'addestramento, non fare rumore o vi uccido. Palese! Kev, stai zitto! Ragazzi, è forte, vero? Fico! E dalla nostra sala privata. Sono stufa di quei ragazzi e delle... Le rane! Rane? Ma che diavolo ci fate voi qui? Che significa? Ci stiamo allenando? Sì, certo, che altro dovremmo fare? È la nostra sala privata d'allenamento, non lo vedete? Via, Diana! Rane, ascoltate, so che il vostro slogan riguarda la vittoria, ma non ci batterete mai. Non siamo solo tanto carine, ma siamo forti e non ci batterete mai. Ragazze, continuate ad allenarvi, non gli daremo la nostra sala privata, avanti! Siamo le rane, siamo forti, siamo le rane e vinceremo! Ragazze, facciamogli vedere chi comanda, avanti, andiamo! Le bunny sono le migliori e vinceranno! Rane, battiamole! Le rane sono forti, le rane sono fantastiche! Ciao Ice, hai ancora le gomme da masticare all'Obis? Ragazzi, mi avete spaventato! Guardate lì, ci sono 3 gusti! Sei così gentile, Ice, proprio come l'amore è. Fate attenzione, non rompete gli scaffali, ok? Ragazze, ho un'idea, prendiamo 5 gomme a testa e facciamo finta che è solo una. Ci pagheremo per 3 e ne avremo 15. Ragazze, le avete prese le gomme? Perché ci mettete tanto tempo? Oh, ecco fatto, ne abbiamo presa solo una a testa. Fatemi vedere un po' le mani. Oh, non c'è niente. Forza, fatemele vedere. Ok. Non vi sentite in colpa? Rimettetele a posto. Se lo fate ancora una volta, non vi lascerò mai più entrare. Beh, ragazze, non è affatto gentile come nelle gomme dell'amore. Rugbisti, per favore, ascoltateci. Non diteci di andarcene. Dateci un consiglio. Ascoltateci, per favore. Di che consiglio avete bisogno? Tagliate corto. Non vogliamo romanzi biblici. Beh, noi vogliamo essere popolari. Ma come voi. Raga, ma è difficile. E perché avete detto la stessa cosa ai cestisti, allora? Ma ci hanno detto di andarcene. E che non abbiamo nessuna possibilità. Vogliamo essere popolari come voi. Ci aiutate? Non potete diventare fichi. Fichi si nasce e noi lo eravamo già dall'asilo. Proprio così. Avevamo i vasi da notte da 1000 euro. Avete sentito, raga? Già. Siete proprio cessi. Fichi. E grazie per i consigli inutili. Dai, andiamo. Hai sentito? Pensano che siamo dei cessi fichi. Sì, forte. Ma le loro facce al prezzo dei vasini? Impagabili. Raga, c'è una buona notizia. Domani non andiamo a scuola. Perché? Dobbiamo allenarci. Bruno, sei uno sportivo e gli sportivi devono fare sacrifici. Raga, domani ci alzeremo alle 6 e mia madre ci porterà al campo. Dopo ho anche un appuntamento con Diana e non voglio fare tardi. Ci porterà tua madre, ma non è meglio che ci porti tuo padre? Bruno, ma sua madre è un'ottima guidatrice. Beh, ragazze, io non ce la faccio più. Diana, non preoccuparti, la prossima volta le batteremo. Simone, ragazzi! Che succede? Perché siete arrabbiate? Simone, è per colpa delle rane. Le rane? Cacciatele via, no? Sì, è vero. Bruno, non ce la faccio più con quelle rane. Le odio, ecco. Sì, sono molto irritanti, è vero. Max, indovina, siamo andate alla sala di allenamento e quelle erano lì che ci aspettavano. E poi sì, e allora?
E come allora? Erano sdraiate sulle nostre stuoie, le stuoie su cui ci sdraiamo sempre, le nostre stuoie private. Ragazze, ma voi siete conigliette, siete fiche, perché dovreste preoccuparvi di loro? No, Simone, non siamo preoccupate a causa delle rane, ci fanno solo arrabbiare, ecco cosa, ci fanno diventare nere. È un bene che il fine settimana inizi domani, altrimenti... Altrimenti ci sarò sempre io vicino a te. Accidenti, ogni volta che torno a casa ho questo ritornello nelle orecchie, le rane vinceranno! Raga, la giornata è quasi finita, calmiamoci e andiamo a casa. Sì, Max, hai ragione, sono davvero stanca oggi. Diana, tu vai a casa? Ragazze, ascoltate, perché non andiamo al bar a mangiare qualcosa di gustoso? Non voglio andare a casa. Ok, Diana, andiamo. Ragazzi, andate. Noi ci cambieremo e verremo da voi. Mi piace andare al bar. Giada ordinerà un sacco e io dovrò pagare. Sì, è vero. Ok, ragazze, sono davvero stanca e stressata. Ragazze, il bar è chiuso. È tutto spento adesso. Ai, se vogliamo stare solo per 10-15 minuti, per favore non farci andare via, beviamo solo un po' di limonata. Va bene, 10-15 minuti e una limonata, ma non rubate le gomme, ok? Qualcuno ha rubato le gomme? Saranno stati i perdenti. Che avete ordinato, ragazze? Ragazzi, la macchina del caffè non funziona. Abbiamo preso una limonata. E vai, Giada non ordinerà metà bar. Nemmeno Laila. Oh, ragazzi, la prima settimana di scuola è finita e siamo così stanche. Se anche voi vi sentite così, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e aspettate le nuove puntate fighissime. Ci vediamo, ragazzi, ok? Seguiteci. Oh, andremo a dormire fino a... Ciao! Ciao! Superai! 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 Sto portando la torta!